purtroppo stiamo attraversando un periodo negativo sotto l'aspetto dei risultati e magari sotto l'aspetto dell'atteggiamento nel primo tempo, perché sia col Pescara che col Cagliari oggi purtroppo subiamo tanto il primo tempo e nonostante le reazioni che abbiamo nel secondo tempo è sempre difficile recuperare, quindi quello che non ci è capitato nelle prime 7 partite, dove avevamo una squadra compatta che concedevamo poco, purtroppo ci sta succedendo adesso. Dobbiamo cercare di lavorare in silenzio, cercare di non buttarci troppo giù, perché conosciamo ormai il campionato di Serie B, anche penso anche ormai tutto l'ambiente lo conosce e sappiamo che possono capitare questi momenti, sappiamo che bisogna affrontarli e cercare di uscirne il prima possibile solo con magari un episodio a favore, ma quel pizzico in più dobbiamo sicuramente mettercelo noi che andiamo in campo e quindi ci dobbiamo prendere anche delle responsabilità. Sì, noi, ti ripeto, gli episodi ci hanno un po' condannato, se magari facevamo gol un po' prima al secondo tempo potevamo anche pareggiarla, però recuperare sempre due gol non è mai facile. Ti ripeto, abbiamo dimostrato al secondo tempo, sia a Cagliari che oggi, che possiamo giocarcela con tutti. Dobbiamo recuperare il più presto l'energia, perché veramente fra 3 giorni si rigioca e non possiamo star troppo a pensare, perché veramente questo è un campionato lunghissimo che ti toglie tante energie e quindi in questo momento è importante recuperarlo. Penso che si presenta da sola la partita. Adesso ti dico, analizziamo anche questa partita, perché è giusto analizzare anche gli errori, ma ripartiamo subito, perché veramente questo è un campionato, come te l'ho detto prima, lunghissimo, dove non possiamo permetterci di piangerci addosso e dobbiamo rialzarci il prima possibile. Sì, noi stiamo passando un periodo bellissimo, come si può dire. Veniamo da 3 sconfitte consecutive, però oggi, dopo che abbiamo preso il gol, cioè all'inizio attaccavamo, dopo che abbiamo preso il gol ci siamo un poco demoralizzati, però il secondo tempo siamo entrati con un'altra mentalità, potevamo pareggiarla, potevamo vincerla, però siamo in un periodo no per ora adesso, sai, quando tutto va bene e poi da un momento all'altro cioè, succede qualcosa che non va, non ti vanno più passaggi, non va la palla in rete, cioè, una sfortuna, dice, diciamo che sia un po' sfortuna, mettiamola così, però non vediamo l'ora di andare al Livorno per riprenderci, perché noi ci mettiamo alla fine, ci mettiamo il secondo tempo e ci abbiamo dato tutto. La tifoseria, ho visto a fine partita che si è arrabbiata tantissimo, ci sta che loro si arrabbiano, però come io amo il Trapani, loro lo amano ancora di più, io penso che loro dovrebbero stare in questo momento, perché alla fine siamo tutti dei bravi ragazzi, non è che non ce ne freghiamo, oppure ci dovrebbero stare ancora di più vicino a noi e bello, capirci. Ma io ti ripeto, cioè, noi andiamo in campo sempre per dare il massimo, questo è un periodo no, ma non ci scordiamo che noi siamo andati a vincere a Salerno, non ci scordiamo che le prime 7 partite non abbiamo mai perso, cioè, non è che adesso è un periodo no, ci va male e i risultati non vengono, però noi con il lavoro avevamo pure una miglior difesa, le prime 7 partite. È perché è un periodo in cui ci sta andando tutto storto, perché se vediamo pure le immagini nel secondo tempo non è che loro hanno fatto qualche cosa, anzi noi abbiamo avuto molte più palle e gol, solamente che siamo stati poco vicini, incominciando da me.